Oggi andrò a preparare le tigelle modenesi. Gli ingredienti che ci serviranno sono 1 chilo di farina manitoba, oppure potete utilizzare anche la farina 00, 200 ml di acqua, 200 ml di latte, 1 cucchiaino e mezzo di zucchero, 20 g di sale, un cubetto di lievito di birra e una panna da cucina. Sono 200 ml. Dentro una ciotola vado ad inserire il latte tiepido e vado a sciogliere il lievito di birra. Aggiungiamo anche il cucchiaino e mezzo di zucchero. Dopo aver sciolto completamente il lievito e anche lo zucchero, vado ad unire il chilo di farina. E inizio a impastare. L'impasto non dovrà risultare né troppo duro e né troppo morbido. Arrivati a questo punto, vado ad aggiungere la panna e continuo ad impastare e vado ad aggiungere l'acqua poco per volta, acqua tiepida. Arrivati a questo punto, aggiungo anche il sale. E un altro po' di acqua. Oltre ai 200 grammi di acqua che avevo detto negli ingredienti, ne vado ad aggiungere un altro po'. La dose precisa ve la dico appena finisco di impastare. Quindi, oltre ai 200 grammi, ho inserito 100 grammi di acqua, quindi il totale dell'acqua è di 300 grammi o 300 ml. Continuo ad impastare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Ecco, ho finito di impastare, l'impasto si presenterà in questo modo. Quindi formiamo adesso una palla. In questo modo. E adesso andiamo a formare le palline per le tigelle. Dopo aver formato la palla, dobbiamo andare a creare delle palline, quindi vado a mettere l'impasto sul piano da lavoro.
facciamo delle pezzature da 50 grammi circa. Formiamo delle belle palline in questo modo e li mettiamo dentro un vassoio oppure delle vaschette, quelle che usano i pizzaioli, e li lasceremo lievitare. Dopo averli sistemati tutti dentro una vaschetta o voi dentro un vassoio, vado a coprire con il coperchio e lascio lievitare fino al raddoppio. Le palline per le tigelle sono pronte. Adesso sul fuoco vado a mettere la tigelliera. Questa qua l'ho presa tanto tempo fa su internet. Accendo il fuoco e la lascio riscaldare per bene. Facciamo riscaldare la tigelliera anche dall'altra parte. Come potete notare, le palline sono ben cresciute. La tigelliera è ben calda, adesso possiamo andare a cuocere le tigelle. Prima di inserire le palline, vado a spennellare un po' di olio. Vado a mettere le pagnottine all'interno. Chiudo, metto anche un po' di olio sopra. Chiudo e lascio cuocere da entrambi i lati. Dopo un minuto li vado a girare. Dopo 6 minuti, ecco, le tigelle sono pronte. Li togliamo dalla tigelliera e li mettiamo dentro un vassoio coperto da uno strofinaccio. Mi raccomando, dovete girarle sempre. Chiudiamo e premiamo. Aspettiamo un pochino e dopodiché andiamo a girare la tigelliera. La fiamma deve essere forte. Vado a girare. Intorno ci vorranno 6 minuti circa. Ed ecco a voi le mie tigelle, pronte per essere degustate. Io li farcirò con vari salumi, voi potete farcirli come più vi piace, anche con la Nutella se volete. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta.
Vi faccio vedere come si presenta la tigella. Guardate la morbidezza. Stupende. E adesso questa qua l'andrò a farcire con della Nutella. Guardate la meraviglia. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta.